Hola, Carlos. Hola, buenos Oye, días. tiene un gato. Oh. Sí, el gato también se despertó. Un gato poeta. Allora, no te veo. Ya voy, estoy prendiendo la cámara. Espera. Voilà. Oh, Okay. buongiorno. Buenas tardes, buenos días. Bueno, buenos días desde Colombia. Las 3 de la mañana. 3:04 de la mañana en Colombia. Okay. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias a Dios aquí, levantándome para acompañarlos. Okay. Allora, è stato un problema tecnico questa mattina e dunque sto cercando di buscare di ¿Quién nos va a risolvere. Sì. acompañar en el programa de hoy? Sì, ma è con la niña, con la niña. Tenemos una niña. Tenemos una niña de 4 años. Entonces, miau, miau, miau. ¿Cuántos? Miau, miau. Ecco El qui. gato lo tengo ahí Tenemos. que se quiere meter a la habitación. Ah, bellísimo. Yo voy a mirar el gato. Es piccolo, pequeño. Allora, Sí. Stefano, buongiorno. Es bebé. Piccolo, piccolo. Sì. Piccolo. Gatto pequeño. Gatto piccolo. Ma tiene a comer. Piange, piange. Stefano, sei entrato? Buongiorno. Non so se ci senti, Stefano. Dove sei? Non ti vedo. Non ti vedo, Stefano. Allora, andiamo. Tenemos un amigo che va a entrare nella discussione, ma tiene un problema probabilmente. Allora, ah, non è dormito nada. Carlos, Nada. no, Y no. Luana no nos va a acompañar en el programa de hoy, Luana. Sí, ma Luana tiene la niña Gaia, que Y se despertó. La beba se despertó. está a comer, ma Ah, le está arriverá. dando de comer a la Sí, niña. ma arriverá. Senti, vogliamo cominciare. Oggi sarebbe bello cominciare subito con una bella poesia in spagnolo di Carlos. Non dimenticatevi Gracias. di iscrivervi al nostro Bueno. canale YouTube. Anche tú, Carlos, te. Gracias. Bueno. Bueno, Ok. te cuento que un amigo me hizo el favor de traducirme el poema Vivir. Wow. Te lo voy a pasar a ver si quedó bien, porque ¿En él italiano? es de Brasil y está aprendiendo italiano y le pedí el favor que me lo tradujera. Ah, muy bien. Ok, maravilloso. ¿Lo voy a Te leer lo voy tú? a pasar Sí. para que por favor lo revises, a ver si está bien, para que por favor lo leas. Sí, ok, no, nessun problema. Ma me lo passa con Messenger? Il testo. Mi passa il testo con Messenger. Allora, Stefano, ma sei entrato o non sei entrato? Allora. Vediamo un po'. Sì,
Se riesce a passarmelo il testo, intanto ci proviamo. Allora, qui su non si capisce cosa è successo. Vabbè. Carlos. Ok. Carlos. Inviami il testo, Carlos. Non ti escucho. Ok. Vado. Hola, hola. Sí. Estoy buscando el texto para enviártelo por Messenger. Ok, perfetto. Con Messenger. Ok. Es el poema de anoche. Sí, el que te leí ayer que se llama Vivir. Ah, ok. Beh, allora, ma vuoi buscar il poema, ma allora, tienes que enviarme el texto con Messenger. Lo estoy buscando. Ah, ok. El poema Vivir de Carlos Menells. ¿Es buena la pronunciación de tu nombre? El seudónimo es Charlie Morels. Charlie Morells. Charlie Morells de Morels, Colombia, muy bien. Córdoba. Molto bene. Molto bene, molto bene. Molto Charlie Morels. bene. Charlie Morells. Ok, mi nombre en italiano es Carlos. Sí. Sí, ma non. Ok, ¿tiene difficoltà a enviarmi il testo? Lo estoy buscando. Es que tengo la memoria del teléfono llena y se me pierden los documentos. Col telefono. Ok, Carlos. Col telefono. E Gaia che fa? Allora, ok. Buenos días, Luana. Buenos días a todos el mundo. Buongiorno a tutti. Buenos días. Non vedo. Ci siamo solo noi, non No, vedo. sta cercando una poesia che le hanno tradotto in Ok. italiano. Ah, buono. E quindi adesso Carlos ce la farà vedere. Intanto Sentire. ricordiamo, sì, sentire, Carlos dalla Colombia, da Cordoba, ci sta inviando il testo della poesia. Voi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, per dare visibilità agli autori di tutto il mondo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. No. Olvide suscribirse al nuestro canal de YouTube, una operación sencilla que solo toma unos segundos, pero que es muy importante para nosotros. Poi, intanto, mentre
mentre ci dilettiamo ad aspettare la poesia di Carlos Carlo. Menes, anzi Charlie Menes, che avevo preparato una cosina. Qui di scartoffie abbiamo tante. Oggi si parla di Questo aneddoti abbassa un po' il volume. di aneddoti intorno a un personaggio molto noto, famosissimo, tutto il mondo, Michelangelo Ah, Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. Allora. Mentre esperamos Carlos, Luana Ha va. trovato, aspetta. Hai trovato? Allora, intanto una piccola traduzione. Bueno, Sì? ya encontré el poema, te lo voy a mandar Messenger. Te l'ha inviato su Messenger. Qui non sta sul Messenger. No. Allora, vediamo. Lo vediamo di qua. Un secondo. Ok. Vediamo Bueno, se. vabbè, alto il Solo volume. secondo. Vuoi presentarti, Carlos? Allora, Carlos Menels, Charlie Menels si trova a Cordoba. Morel si trova a Cordoba, quindi in Colombia. In questo momento da lui sono le 3 e un quarto del mattino. Poeta, scrittore di L'ha mandato narrativa. qua, Però mi sa. Qui. dove l'ha mandato? Ah sì, Se a Luana su potrebbe mandare WhatsApp. quello che vuole Ah, mandare al Messenger. su Ok, ma dobbiamo WhatsApp. leggerlo noi o deve Sì, leggerlo lui? Lo possiamo leggerla tu. leggiamo noi? Ok, allora. Vivere di Charlie Morel. La fraternità ponte che ci ha uniti. I due mondi si sono incontrati di nuovo. Si sono estinti come grandi nidi. Per aver tradito forte ciò che ci ha uniti. L'amicizia, un tesoro in custodia, ti respingono contro eternità sinistre. Affrontaci come guerrieri. Possederlo è audace. Odio i virus che uccidono lentamente, come letale cicuta il veleno. Che scatena gli individui. Amo il verde campo primaverile a frutti squisiti e belli, sono dolci come un campo di canne. E grazie a Carlo, la traduzione in italiano della poesia Vivere, che Sì, era a quella che ha letto ieri sera, se non sbaglio. quanto pare un amico Vivere. brasiliano che studia italiano che gliel'ha tradotta. Quindi Vivere di Charlie Morels. Poi possiamo cercare di dare una ritoccatina e ti aiuteremo a tradurla un pochino Sì, meglio. Carlos, c'è qualche può cosa? render meglio le. Sì. Però è interessante dove dice: odio i virus che uccidono lentamente, come letale cicuta, tu veleno che scatena gli invidiosi. Ci sei, Carlos? Ay, qué bien se escucha mi poesía en italiano. No, Gracias mil. no, no, no. Grazie a te, grazie a te. No, Muchas gracias. è importante Gracias. trasmettere e diffondere la cultura e la traduzione è importante, però come diceva il grande Baudelaire, traduire c'est trahir, cioè tradurre vuol dire tradire, perché è difficilissimo rendere il senso dell'autore, cioè mantenere il significato Certo. inalterato nonostante i cambiamenti e quindi a livello di grammatica, Soprattutto in di lingue magari, letteratura, è difficile. finché sono lingue magari latine, che le parole sono un po' le stesse, è più facile, ma quando andiamo invece a tradurle in lingue, ecco, ad esempio arabe o più Ancora più complesse, difficile. è complesso perché poi non si può fare una traduzione letterale, ma bisogna fare la traduzione del senso della frase, Sì, del infatti. discorso, e non la traduzione C'è una proprio parola per lettera parola, per come magari si parola. facevano a scuola.
Ed è difficile mantenere la stessa bellezza Esatto, e la quindi la musicalità. stessa musicalità quando si passa una traduzione, ma il portoghese, lo spagnolo, l'italiano sono sì lingue abbastanza, ecco, Sono spagnolo e latine, sì. italiano hanno un 85% di similitudini e il resto che poi complica, che complica. Ok, 85% uguale. Italiano e spagnolo. È incredibile. Allora, Sí, le quedó bien, le quedó bien al amigo la traducción. sì. E se comprende, Ah, eh? Se comprende, aspetta, Gaia. se Sí, comprende. Ecco Gaia. vieni un attimo. Falla vedere, falla vedere. Gaia, Vieni, vuoi salutare? vieni qui, vieni qui, vieni qui. No, devi spingere un Ciao. attimo qua. Vabbè. Devi spingere un attimo qui. Lo blocco un attimo. Sì, bloccalo. Ciao. Ciao. La nigna Gaia che vuole entrare nel video. Ok. ¿Cómo se llama la nena? Gaia come la terra Gaia. Gaia, Bien. Gaia come la terra, la divinità Nombre bonito. della terra. E scusa Carlos, ma tu ieri dicevi che hai iniziato con la narrativa, hai scritto opere di narrativa. Esattamente, ci vuoi parlare di questi libri, di queste opere che hai scritto? Quali argomenti hai trattato? Si tratta comunque di romanzi o cosa? Bueno, tengo 3 años aproximadamente de estar escribiendo. Empecé con narrativa y hace un año me enamoré de la poesía. Y estoy acompañando mis escritos entre las dos líneas, tanto la narrativa como la poesía. En la narrativa abordo varios temas, un poco de fantasía, con sentimientos, situaciones, sensaciones. Bueno, e come è successo? Cioè, come ti sei avvicinato alla poesia? Capisci? Entiendes? Allora, vediamo. ¿Cómo empecé con la poesía? Sí. Bueno, Come ti acercaste, alla poesia? a escribir poesía empecé, como les dije anteriormente y les confirmé en el programa de ayer. Hace un año, en mi taller literario, en Chindao Literario, que es el taller donde estoy, empezamos con la unidad de poesía y comenzamos con el tema de sonetos. Sonetto. Entonces, ahí empecé a investigar un poco más sobre el soneto y empecé a investigar un poco más sobre el tema del soneto. Quindi è una scoperta recente per te la poesia. Ma è bella, vedo che scrivi dei Sì, la testi. poesia. Dei testi profondi e interessanti. Hai già raccolto queste poesie? Hai raccolto in un asilloge, in un libro?
in una raccolta? Hai Sì, pubblica. al principio fue difícil escribir porque tenía muchas ideas y el soneto hay que encauzar las ideas en dos cuartetos y dos tercetos, cada uno con un verso en decasílabo, de 11 sílabas por verso. Y yo tenía muchas cosas que decir en mi lluvia de ideas, en mi plan de escritura, Tú pero tienes, gradualmente. y tú tienes un ejemplo por la creatividad, por la inspiración. ¿Te has inspirado a un ejemplo en particular, cioè un personaggio de la poesía colombiana o internazionale que te ha inspirado maggiormente, a cui sei più legato? Bueno, el legado, la inspiración es la vida misma y también la lectura de otros escritores. Bien, yo nunca realmente pensé escribir poesía. Gracias a, como te dije anteriormente, al taller literario que empezamos con el tema de los sonetos, ahí fue donde, a través de los primeros escritos, yo, o sea, fue como un descubrimiento para mí. ¡Wow! Hice mi primer soneto. Y ya tengo como casi 30 sonetos hechos. Imagínate, yo, wow, Dai, qué sorpresa para mí. incredibile, incredibile. Sí. Sorpresa. Una pregunta che ti volevo fare è queste poesie che tu hai scritto, se hai pensato di pubblicarle, di inserirle in un libro, di realizzare un'opera, ora che hai diverse poesie, se le metterai tutte insieme, per pubblicarle. Sì, me encantaría hacer un poemario con todos mis sonetos y poemas en verso libre, Bello. que también he hecho, que An también he realizado. Como preguntabas anteriormente, lo de la inspiración. Bueno, como sabes, estoy frente al mar, que también genera una conexión con la musa de la inspiración. Ah, con la musa della ispirazione, quindi Euterpe. Ellos organizan reuniones de poemas con otros poetas, por ejemplo. Sí, la editorial Papel y Lápiz, donde pertenezco, hacemos dos reuniones a la semana, lunes y viernes, con otros poetas, y eso también me ha nutrido para desarrollarme como poeta, escuchar a los otros poetas, conocer su poesía. Conocer sus historias también ha contribuido para Si è bloccato? Ah, ecco, ok. No, ma è interessante il trabajo
il lavoro che sta svolgendo Aaron con la sua associazione, con la casa editorial, è veramente interessante. Credo che, come diceva giorni fa Aaron, che ci sono molte persone che si sono avvicinate alla poesia, alla letteratura, alla scrittura tramite questo lavoro di Aaron. Molte persone si interessano di scrittura attraverso il lavoro di Aaron e Papelli la Pizza, che è il nome della casa editrice colombiana, di cui abbiamo ospitato qualche giorno fa Aaron Parodi, che è appunto il titolare, il fondatore di questa organizzazione. Però abbiamo parlato anche di libri, e qual fu il tuo premier libro di narrativa allora? Carlos. Bueno, mi primera publicación en papel y lápiz, casa editorial, fue un cuento titulado Mal Presagio. Un cuento. Sí, un cuento titulado Mal Presagio. Ah, Mal Presagio. Ah, ok. Quindi un romanzo di fiction? Sì, de fantasia. Di fantasia. Ah, interessante. Che Fantasia. un giorno dovrai fare in italiano. È pubblicato con Papelli la Pizza? Sempre? Sì, todas mis publicaciones son con papel y lápiz casa editorial. Ok, un otro vez mettiamo la copertina del libro per fare una pubblicità al tuo libro, ok, Aaron? Un'altra volta. Se mi mandi la foto del libro, possiamo fare pubblicità a questo libro di Aaron, sì, di Aaron, di Carlos Mennell. Ok, e poi. Credo che, ma ti trovi Como al. te digo, disculpa, como te digo, el proyecto del libro lo estoy contemplando, estoy escribiendo, porque me gustaría lanzar mi poemario y por otro lado, mi libro de narrativa. Ya, ya lo he estado hablando con el señor director Aaron Parodi. Sí. Y sí, él me motiva a que escriba para cumplir ese sueño de publicar tanto mis cuentos como mis poemas. No, ma è interessante. E quindi continui. Ma non so, avrei molte domande da farti su questa cosa perché non ci conosciamo e la curiosità è tanta. Che poi scopriamo che esistono molte similitudini tra un autore che vive da un capo all'altro del mondo. Quindi alla fine le necessità sono le stesse e anche a quanto ho capito, insomma, lo stile di vita è un po' deteriorato dalla situazione attuale, Covid. Però, nonostante ciò, abbiamo tutti la possibilità di scrivere, nonostante ciò che accade nel resto del mondo, l'arte non si ferma, giusto, Carlos? L'arte non si ferma mai, anche in questi contesti. E tu sei in un contesto molto bello perché sento gli uccellini, sento gli uccelli pio pio, sento anche i gatti, quindi sei davanti al mare.
E quindi per la poesia è una cosa meravigliosa, sei immerso nella natura. Ok? E quindi, allora, Carlos, se vuoi, se tieni su un'altra poesia da leggere per far conoscere agli amici di altri paesi, puoi leggere una tua poesia che vuoi dedicare agli amici in ascolto. Bueno, ayer les estaba hablando de un poema titulado Hoy es mañana. Dice así: ¿Por qué aplazas momentos vitales? Da tus miedos a la indiferencia, actuando con amor y eficiencia. Libérate, son tan fundamentales. Este sendero promete vivencias y tú no dudes dándole más vueltas. Revístete de valor, lo enfrentas y transitas por bellas experiencias. El futuro se torna muy incierto. Vuela en la estela de tu alma. Este presente, lo único cierto. Levántate y tus heridas sanas. Tu armadura ya se desvanece porque ya hoy es brillante mañana. Hoy es mañana. L'alma de tu Ya hoy es estrella. brillante Oh mañana. la la. Termina el poema y se titula Hoy es mañana. Allora, io adesso amerei leggere sono bellissime le poesie, poi la lingua spagnola è bellissima. Una poesia dedicata alla notte, la noce. Amo, quiero la noce, amo la notte. Una mia poesia. Amo la notte perché è lo specchio di te. Si fondono come ombre, corpi sui muri assetati di luce e perfino i rumori sordi e indefiniti si mescolano al pianto e alla gioia. In un unico grido che spezza i ricordi. Ti penso a quest'ora, quando il vento degli anni non temo e il sole lontano già mi divora. Ecco, una breve piccola poesia che voglio dedicare agli amici in ascolto. Qui, Bravo, grazie. qué bonita tu poesía. Amo la noce, qui ero Gracias. la noce, qui ero la noce, che è bellissima la noce per l'ispirazione che offre a noi artisti. È vero che la maggior parte di noi poi scrive in situazioni di silenzio, di pace interiore, quindi nella notte più oscura. Pace interiore non lo so, comunque nel silenzio. Allora, tra 10 minuti finisce il tempo di Zoom, e noi oggi abbiamo anche altre cose purtroppo da fare, quindi ci rivedremo giovedì mattina con la mucca pazza, la vacca loca, e il venerdì mattina. Cioè il giovedì sera alle 22 con la mucca pazza e il venerdì mattina alle 10 con pausa caffè. Mamma mia, siccome abbiamo invertito le date e i giorni, poiché prima si faceva di sabato, ma il sabato nel periodo estivo, chiaramente sono tutti al mare. Quindi giovedì ore 22 in Italia, ore la Tres en Colombia, la vaca loca. ¿A 37, 37 en Colombia. qué hora en Colombia? Las tres. 3 y 37 de la A las 22 en Italia y las tres en y Colombia. 37. Sì, no, ora la 3:37, ma io parlo del programma La Vaca Loca del Jueves,
que se tiene a la hora 3 en Colombia e a la ora 10 in Italia. Ok? Bene. Noi vogliamo lasciarvi adesso con un'ultima poesia di Carlos Charlie Manel, che si trova a Córdoba in Colombia, e ci rivedremo venerdì, giovedì mattina, giovedì sera alle 22. Carlos, se vuoi possiamo terminare con una poesia in questo momento. E poi avremo modo di ritrovarci giovedì alle 22. Lasciamo la parola a Carlos, ci sta ascoltando. Se non è caduto. Carlos, allora, mentre aspettiamo Carlos, io vi ricordo che teniamo appunto due rubriche settimanali, una il giovedì alle 22 e una il venerdì mattina alle 10, come questa mattina. Poi a volte causa necessità e incombenze varie. Diventa anche difficile trovare i ritagli di tempo per dedicarci a questo genere di attività, perché poi alla fine il lavoro e tutte le altre cose ci richiedono una presenza più costante. E vorrei finire, abbiamo pochi minuti, vorrei lasciare la parola a Carlos per presentarsi, per raccontarsi, per leggere delle poesie per questi ultimi 10 minuti, Carlos. A te la parola. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, les voy a compartir un poema titulado Mar. Manto multicolor y muy extenso, con fascinantes, profundos misterios de actos infinitos pasionarios que poseen un gran fuego intenso. Habla oleaje inesperado, te profana estela azabache, convirtiéndose en destructor bache, despierta con aliento salitrado, acaricias con cuerpo cristalino, estimulando fina danza en ti, bajo tu universo coralino. Amanecer, atardecer en sueño, linda fuente, inspiración constante, disfruto siendo exclusivo dueño. Mi gustaría mucho avere il testo di questo poema per considerarlo meglio, perché io devo leggere 2, 3, 4 volte per farlo entrare nella cabeza, nella testa. Quindi se mi mandi il testo, come l'altro, Vivir, possiamo provare a tradurlo per la prossima volta. Ok, Carlos? Siamo d'accordo così? Proveremo a tradurlo. E a renderlo in italiano perché credo che sia molto bello. Ci sei? Ascolti? Ok, sei d'accordo? Dicevo, se mandi il testo per la prossima volta lo traduciamo in italiano. Così, perché mi Ay, piace. Sí. muchísimas gracias. Sería súper ir traduciendo mi poesía al italiano. Sì, questa poesia mi piace molto. Quindi mandala nel WhatsApp come hai fatto prima e avremo modo di leggerla in italiano la prossima volta, la prossima vez. D'accordo? Noi ti ringraziamo tantissimo, Carlos. Charlie Manels. Ah, e se tiene Morel, al Morel. Morel, non Morels, Morel. Charlie Morel. 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 Siamo stati molto felici di averti qui con noi. Ti ringraziamo, Charlie, di essere stato sveglio, pronto, listo per noi, per essere qui con noi questa mattina, ma che sono le 3:30 a casa tua, e quindi ti
Ti ringraziamo veramente con tutto il cuore, con tutto il corazon. Grazie per le tue belle poesie che veramente ci hanno rallegrato la giornata e ci hanno veramente colmato di bellezza e di amore. Grazie Carlos e ci vediamo se sei disponibile, se ci sarai, prossimo giovedì sera con alcune tue poesie tradotte in italiano. Mandaci i testi, va bene? Così facciamo la traduzione. D'accordo? Claro, muchísimas gracias. Claro che sì. Dai, grazie a Con tutti. mucho gusto les envío para traducir. Benissimo. Allora, ringraziamo tutti, buona giornata, fate attenzione e godetevi la vita. Dai, che la vita è bella. Un abbraccio grande, Bueno, muchas gracias. un beso grandissimo anche Un abrazo. al gatto, al piccolo gatto e a todo lo, a tutto il mondo. No, ya se Ciao Carlos, gracias. A presto. que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Anche per Gracias, te Emile. e tua famiglia. Ciao, caro. Ciao. Ciao. Ecco, che bello. Grazie Carlos. Allora, non siamo in diretta. Adesso.